Cremonese 1, Inter 2, seguiamo i minuti finali live, 4 di recupero al termine del match, un Inter che oggi gioca un buon calcio, mi è piaciuta in linea di massima la squadra gestita da Inzaghi che non ha gestito molto bene questa partita a mio modo di vedere, ma che comunque si porta a casa 3 punti importantissimi per distaccare in questo momento Roma e Lazio che giocheranno domani l'Atalanta per prendersi ragazzi il secondo posto a 40 punti, superando anche in questo momento il Milan, i cugini rossoneri che giocheranno contro il Sassuolo domani. Ragazzi, una Cremonese che oggi ci ha provato, ha messo diverse volte in difficoltà l'Inter, lo sta continuando a fare, ma ragazzi, c'è da dire che comunque meriterebbero qualcosa in più, nel senso che comunque, ragazzi, campionato fino ad ora, comunque a mio modo di vedere, buono da parte della Cremonese per le prestazioni offerte in campo, ma che non riesce a dare concretezza, cioè hanno perso praticamente tutte le partite, 9 pa 8 pareggi, scusate, 8 punti in classifica, 8 pareggi, 0 vittorie, qualcosa di incredibile per una squadra che comunque gioca anche un buon calcio, ha fatto qualche innesto, a Félix Appenagian che comunque ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, ragazzi hanno fatto l'impresa, ma in campionato non riescono mai a portarsi a casa una vittoria. Pazzesco, pazzesco, anche perché erano passati in vantaggio dopo una decina di minuti con Okereke, ragazzi, un Inter che diciamo che parte abbastanza male, approccio non totalmente appropriato al match, ma non ha colpe sul gol, non ha colpe sul gol, ragazzi, perché è qualcosa di favoloso, Eurogol di Okereke, un vero e proprio Eurogol da fuori area a Ciro, ragazzi, all'incrocio dei pali, non può nulla Onana, tanti applausi a questo giocatore qui, Okereke, scusate, che oggi ha fatto anche una gran bella partita, perché a mio modo di vedere è l'unico che ha provato a dare profondità a questa squadra, ha sempre cercato nei lanci, una Cremonese che ha giocato più che altro così, con le ripartenze, Okereke steso per terra diverse volte, no? Dai difensori dell'Inter che hanno rischiato pure addirittura il cartellino rosso perché spesso e volentieri se n'è andato ragazzi in velocità e stava per involarsi verso la porta. L'Inter che la pareggia dopo una decina di minuti con il Toro, Lautaro Martinez, ragazzi, che fa ovviamente di sé del gol l'aiuto di Dzeko, perché il tiro al volo, la coordinazione del bosniaco è qualcosa di straordinario, ragazzi, bella parata dell'estremo difensore Carnesecchi e poi Lautaro che riesce a ribattere e fare il gol dell'1-1. L'Inter che quindi pareggia i conti e da lì domina la partita, ma anche fin da prima, cioè ragazzi, primo tiro gol della Cremonese, nulla di che dopo, eh. Nulla di che dopo da parte dei padroni di casa che subiscono del dominio dell'Inter, possesso palla stra a favore, ma i nerazzurri non sono riusciti a trovare la via del gol neanche con tante occasioni. Non è che io sto a dire che l'Inter ha calciato talmente tante volte in porta che ha dominato la partita, però ragazzi c'è da dire che hanno tenuto molto di più la palla, praticamente l'ha preparata benissimo Inzaghi, Carnesecchi sì, si è impegnato in qualche parata, ma nulla di che, una Cremonese molto compatta comunque là dietro, ragazzi, che ha saputo gestire i propri spazi. Vediamo intanto la partita perché comunque manca poco, ma è ancora in attività, ragazzi. E nel secondo tempo è continuata nella stessa linea della prima frazione il match, con un Inter che gioca veramente molto bene, con Di Marco che prende subito un palo clamoroso, un miracolo praticamente di Carnesecchi, anche perché non se l'aspettava una conclusione del genere da posizione strata e filata dopo che hanno battuto il corner con uno schema, ovviamente sono andati là vicino a prendere palla e Di Marco calcia da fuori, veramente qualcosa di clamoroso, quindi stende Carnesecchi, palla che sbatte sul palo, un Inter che è rientrata sul pezzo, così si fa, ma ragazzi secondo me è limitata molto da Gagliardini che sbaglia molto nella prima frazione e nella seconda, perché secondo me Inzaghi non può assolutamente lasciare in campo per così tanto tempo uno come Gagliardini, i cambi oggi sono arrivati stra in ritardo, considerate che Gagliardini ha fatto tutta la partita e si è preso pure la fascia da capitano dopo che è uscito Lautaro Martinez, è entrato Correa, non ha fatto particolari cose e tra lui Dzeko ha cambiato tutto, cioè scusate, tra lui Dzeko, è entrato Lukaku al posto di Dzeko, però dopo il gol vittoria, ecco, non so perché ho detto una roba del genere, e ragazzi, un Inter che continua a senso unico sta partita, che gestisce palla e che trova la fine del gol al 64esimo minuto con Lautaro Martinez, taglio, idea di Dzeko. Di Dzeko, ragazzi, assist, tanto per cambiare, assist di Edin Dzeko, che poi fa anche un mezzo assist sul primo gol, e Lautaro incrocia benissimo, bravo, bravo, bravo Lautaro che si sta prendendo l'Inter sulle spalle, e questi giocatori come Dybala, Lautaro,
Ragazzi, sono in straestasi dopo il mondiale, post mondiale, veramente tanta roba. Un Inter che continua ad attaccare, a cercare, alla ricerca del gol dell'1-3, la Cremonese che a sprazzi ha provato a ripartire, a far male all'Inter con qualche occasione, ma nulla di che, nulla di tanto impegnativo per Onana, ragazzi, che oggi praticamente vede poche volte la palla. Una bella parata, diciamo, nel primo tempo su un colpo di tacco, su una grandissima giocata, una grande azione da parte della Cremonese costruita alla grande, ma le occasioni da parte dei padroni di casa si contano sulle dita di una mano, ok? Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento dove può arrivare l'Inter, meno 10 dal Napoli, vediamo domani cosa succederà nel big match contro la Roma, però ragazzi oggi una bella Inter che però deve sfruttare di più le occasioni che ha a disposizione e deve stare più attenta dietro, ok? Oggi comunque ha dovuto far fronte all'assenza di Skriniar che potrà pure partire ma comunque hanno dovuto giocare a centro della difesa con Darmian, Bastoni e Acerbi, ok? Acerbi bravo nella manovra, sempre a portare avanti la squadra, la palla, a lanciare, bene, bene Acerbi e bravo anche Bastoni. Ok, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.